Il Presidente della Regione Nello Musumeci presenta la legge di stabilità 2018, approvata qualche giorno fa all'ARS, snocciolando alcuni dati interessanti come gli 887 milioni per le imprese siciliane o i 477 milioni per gli enti locali e comuni virtuosi che hanno potenziato la raccolta differenziata. Altri 17 milioni andranno per il comparto agricolo, mentre la fetta più grande, 365 milioni, è destinata alle fasce più deboli, di cui 271 milioni per i disabili gravi e gravissimi. Abbiamo dato 270 milioni di euro alla fascia della disabilità, non era mai accaduto in Sicilia e in percentuale non accade in nessun'altra regione d'Italia. Sono davvero soddisfatto, era l'impegno che a ottobre avevo personalmente assunto con PIF quando abbiamo sottoscritto il documento in un programma in diretta con una radio pubblica. Abbiamo anche stanziato fondi per abbattere le barriere architettoniche negli edifici scolastici, abbiamo pensato alle persone anziane e devo dire che abbiamo in progetto altre iniziative proprio perché quello del welfare, delle politiche sociali, possa essere un settore capace di caratterizzare l'azione di questo governo e di questa regione. Nella finanziaria sono stati destinati 115 milioni per la creazione di nuove infrastrutture che serviranno a rendere più smart l'isola e la tutela dei centri storici siciliani. Sicilia che deve guardare avanti e deve costruire un futuro diverso per dare soprattutto un futuro ai tanti ragazzi che lasciano questa terra alla ricerca di un lavoro e che invece devono e possono trovare qui se attraiamo investimenti dall'esterno dell'area e se sosteniamo l'investimento delle imprese esistenti.